giorno della prima. Più addosso, ragazzi, stategli più addosso, non dategli spazio. Gol! Siamo i più forti! No, David! Avanti, tutti concentrati, la partita è appena iniziata. Ma come sei uscito, bestia? Tu cosa? Tu cosa? David, finiscila! Piantala o te ne torni a casa. Ma mister, ha visto anche lei. Non mi importa l'eroe del singolo, mi interessa che vi comportiate da squadra. E ora forza, c'è ancora tutta la partita da giocare. Mister, ci vado io in porta. Quello è proprio scarso. Non metterti anche tu, Simone. Ti ho promesso che avresti giocato il secondo tempo, ma se offendi i compagni non entri proprio. Allora, che cosa abbiamo imparato da questa sconfitta per 15-1? Ho imparato che mi sono rotto di giocare in questa squadra. Siamo troppo scarsi. Non abbiamo il portiere. Non c'è attacco. Non c'è difesa. Gioco soltanto io. Anche se ho male al ginocchio. Male al ginocchio! Non me l'avevi detto. Basta. Me ne vado. Pensaci, David. Non è questa la reazione giusta dopo una sconfitta. Ah, sì? E quale sarebbe quella giusta? Dovrei ridere? No. Dovresti riflettere sulle tue responsabilità. Non soltanto su quelle dei tuoi compagni. Ci ho già riflettuto. Addio. Come vuoi, non trattengo nessuno. Chi non se la sente è libero di andarsene. Altri che vogliono mollare? Voi non andate via? Veramente io vorrei restare, ma se ne vanno tutti, come facciamo? Non se ne sono andati tutti, siete rimasti voi. È rimasta la squadra e la squadra prescinde dai singoli. Martedì allenamento, gente. Ci vediamo alla solita ora. Puntuali, mi raccomando. Thank you.